cambiato. Permettetemi solo un po' di note polemiche. Qualche tempo fa passai davanti al Vaticano e vidi che proprio davanti al Vaticano, dove finisce il blocco di via della Conciliazione a sinistra, c'è un enorme negozio che si chiama Euroclero. E dissi che Dio, allora, tra virgolette, oramai non c'è più limite. Adesso vedo euronazionalismo. Mi ricorda, nella mia gioventù c'era l'eurocomunismo, poi l'eurosocialismo, è finito con l'eurocomunismo e il neurosocialismo, perché la cosa di Macron è stata alla fine definitiva. Sono un po' preoccupato di questo. Sono un vecchio nazionalista, anche se un po' tradizionalista, mi sta bene l'idea che si fa del nazionalismo, che sia un neuronazionalismo. Non, come dire, mi leggerò con attenzione la proposta che è stata fatta. Esistono due modelli di Europa, cioè il modello di Europa che deriva dal socialismo, il modello di Europa che deriva dal liberalismo. Von Höcke lo disse negli anni 50 nella maniera più chiara, e se c'era uno dei padri dell'autoliberalismo tedesco, se c'era un signore che era europeista era lui, ovviamente era antinazionalista, ma ci sono due modelli, cioè il modello socialista e il modello liberale dell'Europa. In mezzo ci sono messi i democristiani, e come al solito, qua io ho un pezzo, c'è un po' dell'altro. Siccome i liberali in questi ultimi 70-80 anni dal dopoguerra sono in minoranza, c'è poco da fare, il modello d'Europa si è costruito sul modello dell'Europa socialista. La tragedia, ci si è messo sopra un modello di mercato come quello che è stato delineato, che è un mercato assoluto da un lato, terribile, e dall'altro iperregolamentato con una maniera... Guardate, una delle cose decisive per far vincere Brexit è stato un documento della Commissione Europea sulla regolamentazione ottimale dell'acqua che deve scaricare ogni cassetta e ogni urinals. Questo documento è stato presentato ogni volta dal One Farage nei comizi, dicendo che l'Unione Europea vuole regolamentare che quanta acqua deve essere tirata dagli sciacquoni. E lui dice, ma che buffa cosa? Buffa l'accidente. Veniva fuori che la quantità ottimale di acqua che deve essere scaricata in un bagno o in un urinal, se in un bagno pubblico in Italia siamo meno attenti a quelle cose, non beviamo troppa birra, coincideva esattamente con le norme tedesche. Conclusione che tutti i produttori inglesi di sciacquoni e di bagni dovevano distruggere i loro stampi, ripartire da zero e quindi andavano in fallimento. Se c'è una singola causa che ha tirato fuori, lo trovate, si chiama EU Ecolabel for Flushing Toilets and Urinals. Alto gruppo, 70 pagine, molto tecnicamente ben fatto, finiva col fatto che tu, che allora, avete un mercato da un lato che sembra terribile, è chiaro che sottopone i lavoratori spesso a delle tensioni, c'è poco da fare, quando vedete che in Italia si impiegano, perché oggi è così, dei lavoratori nel settore dei trasporti con il contratto rumeno, ma questi lavorano in Italia, voglia fargli il discorso che la concorrenza funziona, ma che bella, sì, nel lungo periodo, nel corto periodo, deve lavorare 15 ore al giorno per uno stipendio, sembra la vecchia storiella, cosa c'è di meglio al mondo, no? Diciamo, un lavoro stipendio americano, cinese, e qui stiamo... Ci sono alcune fasce della popolazione che prendono parte peggiore di tutto questo, votano Le Pen o votano Salvini, inevitabilmente. Allora noi abbiamo da un lato una iperregolamentazione, da un lato abbiamo un mercato completamente liscio, senza più tipi di... con delle regole che sono... comunque hanno delle conseguenze sociali molto pesanti. Allora, sicuramente se noi pensiamo di riprodurre l'Unione Europea come replica degli Stati-Nazioni con lo stesso modello di formazione, andremo avanti a una alternativa tragica tra, come dire, un socialismo fuori luogo e una reazione nazionalistica spaventosa di qua e di là. Io da liberale ho l'idea che esista un modello liberale di Europa che unisce per quanto i popoli vogliono, per quanto i popoli non vogliono, anche perché non si può imporre un'unificazione europea ai popoli. Il progetto dell'euro è stato
carte dietro c'è scritto: se noi proponiamo l'unione politica, i popoli non la vogliono. Guardate i francesi nel 2005, quello che abbiamo. Se noi facciamo la moneta unica, poi saranno obbligati a mettersi insieme. È come dire, li obblighiamo a sposarsi, a andare a vivere insieme, e vedrete che andranno d'accordo. E poi ci sono femminicidi, omicidi dentro la famiglia, evidentemente. È la logica conseguenza di quel tipo di cose. E non si può pensare di avere una moneta in comune senza un potere politico comune. Se tu questo potere politico comune non lo vuoi, lo avrai, perché a questo punto hai la moneta comune. Questa è l'inversione che è stata fatta. È chiaro che l'euro è un progetto difficilmente reversibile, e forse non è neanche così sbagliato. Da un certo punto di vista è il nuovo ristabilimento del tallone aureo, cioè la regola a quantità fissa, tranne il quantitative easing, tranne il fatto che il 2% di inflazione è diventato l'obiettivo invece che essere il limite a cui si interveniva. Ci sono stati un po' di interventi, ma di per sé un liberale non può certo dire nulla contro l'euro come costruzione di una moneta unica tenuta a secondo delle regole rigide. Ricordiamoci che Luigi Einaudi era a favore della moneta unica europea, ma era a favore del tallone aureo, per cui che fosse europea o meno. Ricordiamoci anche che il manifesto di Ventotene comportava alcune piccole questioncine che non si ricordano mai, perché gli estensori dicono che per fare l'Europa unita federale bisognava nazionalizzare tutta l'industria. È un riso giusto, giustamente, è ovvio. Ricordatevi un'altra grande frase di Ludwig von Mises, che pure è stato uno dei grandi liberali, quando spiegava come mai ci fosse stata la centralizzazione dei poteri negli stati federali, in particolare negli Stati Uniti. Mises diceva: il balance of power, l'indipendenza degli stati, o l'autonomia, scusate, non sono indipendenti ovviamente, poteva sussistere finché c'era un'economia di mercato senza l'intervento dello Stato. Nel momento in cui lo Stato comincia a intervenire in un'economia, devi avere una centralizzazione della regolamentazione della spesa, altrimenti non è più un mercato interno. Quindi, se vuoi un grande mercato interno americano con l'intervento dello Stato, devi necessariamente regolarlo dal centro, e quindi tutta una serie di poteri che stavano legati agli stati devono essere trasferiti al centro. Questo in parte è un meccanismo necessario anche per la creazione dell'Unione Europea, di un mercato unico, cioè è chiaro, c'è il principio del mutuo riconoscimento che piace molto a Pascal Salin e piace anche a me, che si può considerare come motore della creazione di un mercato europeo più di quanto non sia l'armonizzazione. Con un certo grado di armonizzazione è difficile che possiate non averlo se volete un mercato unico europeo. È una questione di bilanciamenti. Quello che credo, e qui finisco, non sia una questione di bilanciamenti, è effettivamente una scelta, ma che è una scelta politica, tra una visione socialista e una visione liberale dell'Europa. Cioè, che tipo di sistema alla fine volete? Il dramma è che rischiamo di avere un sistema che è socialista da un lato, perché il socialismo prende l'ipertassazione e l'iperregolamentazione, ma non necessariamente la protezione sociale. Abbiamo un sistema del liberalismo prende uno degli aspetti più problematici, che è quello del dominio fondamentalmente delle grandi imprese e dei grandi capitali rispetto alle piccole imprese e rispetto ai lavoratori. Tutto questo, purtroppo, siccome l'elemento politico esiste, non esistono solo gli economisti, ci ricorda alcuni periodi piuttosto brutti della storia d'Europa, quindi in cui la gente identificò nel capitalismo l'origine di tutti i propri mali nelle grandi imprese, ci ha portato ovviamente ai regimi degli anni 30. Io mi auguro, ovviamente questo ognuno di noi si augura, che non venga preso. Però attenzione, qui rischiamo di mettere insieme oggi in Europa i due aspetti peggiori del socialismo e del liberalismo, mentre ovviamente, essendo la popolazione di piuttosto socialista e piuttosto liberale, più socialista che liberale in genere, la costruzione europea dovrebbe prendere il meglio dei due mondi. Io non è che abbia tante soluzioni, sono 25 anni che scrivo di queste cose, non ho ancora trovato niente, no, assolutamente. Le idee sono sempre quelle. Dipende da come le aggiusti nelle circostanze, ma questo spetta ai politici decidere quali sono quelle adatte in quel momento. Quasi 20 anni fa scrissi un articolo per un'Europa a molte velocità, anch'io sono d'accordo con Pascal, ma se i paesi lungo il Reno, dove vivono 50
50 milioni di persone, specialmente quelle della zona del Re, decidono di fare un accordo molto stringente per l'inquinamento, abbassando i limiti dell'inquinamento nelle acque, perché crea dei problemi. Perché questo si deve estendere una regolamentazione che riguarda i fiumi della Spagna, dove o dell'Andalusia, dove tanto quel problema non è quel problema lì. Cioè, perché queste cooperazioni rafforzate, vogliamo chiamiamole pure cooperazioni rafforzate, ma perché non si devono fare? Di fatto non sono state mai fatte. Certo, non potete farle nella difesa, quello no, perché la difesa è i poteri sovrani. Quelli che non possono andare alcuni paesi più avanti di altri, su quello credo il potere sovrano è un potere sovrano, non è una questione economica, ma se i paesi integrano i sistemi di sanità, i sistemi di sicurezza sociale ad esempio, per quale ragione due paesi che sono vicini, hanno molti lavoratori in comune, non possono integrare i sistemi di sicurezza sociale, che tra l'altro rimangono l'ultimo baluardo degli stati-nazione, no? Una cosa stupenda, non si muore più per Trento e per Trieste, ma per l'Ipsos sì. Ancora quindi io credo che sicuramente c'è bisogno di maggiore libertà in Europa, ma non solo di libertà economica, non sono un economista, c'è bisogno di maggiore libertà politica, cioè fondamentalmente indebolire, se non far finire, la coincidenza tra territorio, Stato e potere, cioè mettere una pluralità di poteri, di interazione. Oggi più che la sovranità in Europa ci sono funzioni. Certo, su ogni cosa la ricopiamo la sovranità, allora la sovranità è un meccanismo tutto niente, o sovranità europea o sovranità nazionale, in mezzo non ci sta nulla. Ma siccome non c'è nessuna voglia di fare le guerre, probabilmente quello che è importante mettere in comune sono le funzioni. Le funzioni le metti in comune a 3, a 5, a 18, a 28, dipende dal tipo di problema che hai. Quindi relativizzerei, perché noi ci portiamo ancora dietro le categorie dello ius publicum europeo, perché noi pensiamo ancora in quei termini lì, e le categorie del federalismo, che in Europa non sono mai esistite, di fatto. Il federalismo è un fenomeno americano, poi svizzero, poi portato dall'America, lo dico Fabrizio sa meglio di me, poi tedeschi hanno preso un'antica tradizione nazionale e ci hanno messo una costituzione scritta da un tedesco ritirato in America. Noi tendiamo sempre a vedere la questione, la sovranità ultima, il sovrano ultimo, chi detiene il potere, se quella ogni volta si finisce a botte, che non si risolvono i problemi. Probabilmente dobbiamo uscire dallo schema concettuale di Westfalia, chiamiamolo così, dallo ius publicum europeum, e concepire la questione della politica come produzione di beni pubblici a livello nazionale, locale, europeo, transnazionale, come un gioco di liberalizzazione, di cooperazione politica che non segue più la via degli stati-nazione dell'Ottocento. Quindi non sono un conservatore nazionalista, ma non credo che riproduca a livello europeo il modello nazionalista, sarebbe di per sé una grande conquista. Dopodiché abbiamo visto non è neanche possibile, perché voglio vedere i tedeschi che cedono la loro sovranità, se gliela si mette in questi termini, i francesi. Finisco con una cosa terribile nelle memorie, le prime memorie di Kissinger, pubblicate nel 78-79, Kissinger racconta, lui è ancora consigliere di Nixon, non è ancora ministro degli esteri, e va a incontrare De Gaulle. De Gaulle è l'ultimo periodo del primo governo, poi perde il referendum, e De Gaulle, siamo nel 1969, gli spiega quale sarà il futuro dell'Europa. Il futuro dell'Europa è questo: fra 30 anni la Germania si riunifica, la Germania riconquista il suo predominio economico in Europa e dovremo fermarla. E Kissinger gli dice: ma se la Germania sarà così potente, come faremo? Farete a fermarla? E Kissinger racconta, De Gaulle mi guarda come se guarda un cretino e mi risponde: ne parla guerra, monsieur, come la tua giusta. Siccome la prima previsione di De Gaulle si è accertata perfettamente 30 anni dopo è stata la riunificazione, speriamo non ci sia la seconda, ma se la mettiamo in termini di nazioni, sovranità nazionale, chi domina cosa, sono molto preoccupato, meglio stare separati a quel punto, piuttosto che essere uniti forzosamente su qualcosa di così pericoloso. Grazie.